Questa qui è la situazione che c'è stamattina in pronto soccorso. Come vedi stanno barelle senza distanziamento. Ma noi non solo siamo preoccupati, noi siamo demotivati, stanchi. Quella è la cosa più grave. A Napoli la terza ondata la vede arrivare la prima linea dell'emergenza. L'impennata dei contagi va di pari passo con l'accesso ai ricoveri al pronto soccorso e quello del Cardarelli è di nuovo intasato di barelle. Sostano 12 ore, 24, 36, abbiamo malati che dovrebbero andare in hobby e non ci possono andare perché praticamente non c'è posto neanche sopra, automaticamente questo qua diventa un focolaio. Da parecchio stiamo aspettando. Mio marito è rimasto 3 giorni in barella. Ma non si vive, non si vive. Qui sono rimasti solo 3 posti letto Covid in terapia intensiva. A Cotugno e al Monaldi invece non ce n'è nemmeno uno. 286 posti letto, tutti occupati. Qui arrivano tutti i pazienti gravi che hanno contratto l'infezione. I numeri ci preoccupano perché il tasso di positività qui è intorno al 10%. È una situazione che non deve essere sottovalutata. Ad arrancare però è anche l'assistenza sanitaria ordinaria. Deve fare una visita ortottica, quindi siamo venuti in ospedale per prenotare. Telefonicamente è stato impossibile. Anche il medico di famiglia è stato un casino. E oggi i numeri ci dimostrano che si sono ridotte notevolmente le prestazioni assistenziali, perché purtroppo tarare le strutture tutte per il Covid rischia di non garantire un'assistenza adeguata nelle altre patologie. L'equilibrio precario corre sui numeri, mentre quello dei positivi sfiora quota 3.000 al giorno e la Campania rischia la zona rossa. La conta dei posti letto Covid disponibili è ormai al lumicino e non solo. Dall'inizio della pandemia è cambiato poco. Abbiamo bisogno di risorse umane, abbiamo bisogno di profili professionali, stiamo facendo il meglio. Una cosa però ci tengo a dirla, guai quel paese che ha bisogno di eroi. Noi non siamo eroi.